primo piatto non deve sbagliare, perché abbiamo delle aspettative molto alte. Questa è una premessa. Ho raccontato prima, sono nato in una famiglia di pescatori. Come si è legato ai ritmi della natura, della pesca, della coltivazione, della caccia, ci sono i periodi di abbondanza. Che ne so, in estate zucchine nell'orto, solo zucchine. La caccia, se va a caccia cinghiale, solo cinghiale. Io ho questo ricordo da bambino, il periodo della seppia. In casa nostra si mangiava seppia tutti i giorni, pranzo e cena, ma per mesi. È un gusto che, nonostante questa mia lunga permanenza con la seppia, a cui sono rimasto molto affezionato. È un prodotto che ho lavorato moltissimo, e vi presento le cose su cui ho lavorato, i risultati. Il piatto sono dei passatelli, quindi siamo in Romagna. Cosa facciamo di particolare? Passatelli? C'è un coraggioso che sa come si fanno i passatelli? Sì, lo troviamo. Vabbè, vorrei suggerire il nostro tecnico, ma non credo. L'ho visto che entrava in cucina, secondo me è bravo a mangiare un po' meno a realizzare. Okay. Qualcuno di voi? Magari, anche perché sarebbe bello avere qualcuno anche qua vicino, non so, potrebbe dare una mano, c'è qualche itinerario, insomma, c'è qua, aspetta un attimo che proviamo, tutto in diretta, io intanto mi insinuo, mi addentro nei meandri. Mi piace perché poi, come sono, sai come gli uomini, discreti, lei, tutti col dito così, prego, venga, prego, ma era così oppure? Ma sì, prego, venga. Facciamo un applauso alla signora che si chiama... Alida, prego, venga, 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 eccola qua. Questo momento di interazione è fantastico, perché poi c'è la possibilità attraverso il pubblico, insomma, di conoscere tanti aspetti del prego. Eccola qua, le presento lo chef? No, assolutamente. Quindi fai i passatelli, giusto? Ok, lei mi suggerisce gli ingredienti e io provo a vedere se li trovo. Attenzione, se sbaglia c'è una penalità. Alla terza si esce, c'è il cartellino, come un po' come il calcio. Prego, ok. Parmigiano grattugiato. Ok, ce l'abbiamo, parmigiano. Allora, aspetta che do voce anche... Pan grattato. Ce l'abbiamo. E fin qui gioca su facile. Adesso arriva il momento più duro. Noce moscata? Non ce l'abbiamo, siamo a filmare noce moscata, la evitiamo, però è... Poi è una cosa un po' soggettiva a casa, ad esempio in casa mia la noce moscata era molto leggera, di un mio amico era quasi solo noce moscata, quindi è nella soggettività. Io avrei messo l'uovo, ma non lo vedo. Ecco, è qui che casca l'uovo, perché l'ingrediente principale, passatelli sostanzialmente, come abbiamo detto, parmigiano, pane grattugiato, uovo. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo sostituito l'uovo con la seppia. Periodo di abbondanza, seppia dappertutto, non era un piatto della nonna, è un mio piatto, perché la seppia sostanzialmente che cos'è? Acqua, proteina e albumina. Quindi utilizziamo la parte della seppia, la parte della pancia, il ventre, che è più bianco, più pulito, lo tritiamo a tritta carne e lo utilizziamo al posto dell'uovo. Poi diventa un passatello normale, fatto col ferro, impastato, prende la sua procedura normale. Grazie. Ah, ok, finiti gli ingredienti, sì. Un po' di menta, no, noi la mettiamo, okay. Due mandorle, sì, niente. Volevo salvare la signora proprio in corner per far vedere che ne so ancora di meno. Bene, grazie. Grazie. Prego, grazie. Grazie mille. Quindi adesso domenica prossima c'è un passatello a casa vostra. Ci avete una prelibatezza che... Ok, quindi impastiamo normalmente, come se fossero dei passatelli, e utilizziamo, come abbiamo detto, al posto dell'uovo, questa seppia passata. In casa è un po' difficile da fare, perché poi questo composto viene messo sotto vuoto per almeno 24 ore e questo serve per dargli la compattezza giusta. Utilizziamo una farina integrale e grattugiata non troppo fine per mantenerlo proprio un po' grezzo, ok? Facciamo finta che siano passate le nostre 24 ore sotto vuoto.
mettiamo un passatello nel classico ferro che conosciamo. Vedete che verrebbero fuori dei passatelli normali. Adesso sono molto sgranati perché li ho impastati al momento, ma il risultato sarebbe lo stesso. Mi scusi, è tutto live al momento, c'è l'angolo della contestazione. Credo di aver capito, ho sentito, non si fa così. Un attimo. Ok, cosa voleva dire? Volevo dire quello che ha fatto vedere lui. Sì, ma lui ha fatto un gesto, così, cioè, cosa intende esattamente? Lo trazzo adatto per fare quel movimento lì. E non lo schiaccia patate. Beh, però posso dirvi, nelle mie esperienze fatte in Italia, anche in grandissime cucine, vi racconto questa perché è molto divertente. Avete presente la sacca da pasticcere, il sac à poche? Ho lavorato in un prestigiosissimo ristorante, pluristellato, facevano i passatelli, li facevano col sac à poche, quindi un passatello alla volta. Io quando l'ho visto mi sono inorridito, no? Ho detto, ma cosa stai facendo? Perché fuori dalla Romagna trovare degli schiacciapassatelli non si trovano, si trovano degli schiacciapatate, sono molto più fini come buchi, invece è proprio un attrezzo tipico solo della nostra zona. Poi quello che dicevano diciamo gli amici, col ferro da passatelli, è veramente, siamo nella profonda tradizione. Beh sì, qui le signore, quanti di voi fanno la pasta in casa? Scusate, per alzata di mano volevo capire, non ci sono più le donne di una volta, non ci sono più quelle che facevano la pasta, sempre lei, vabbè, quindi tutto risolto? Tutto chiaro? Volete una sac à poche? Se vi avanzo la sac à poche la regalerei la signora. Perfetto. Va bene, prego chef. Perfetto, andiamo avanti. I passatelli, come conosciamo, questo è il risultato dopo 24 ore cotti in acqua, ok? Quindi vedete, e poi lo vedrete meglio nel vostro piatto, molto riconoscibile. Poi cosa facciamo? Come lo condiamo questo passatello? Abbiamo voluto rafforzare il gusto della seppia proprio facendolo con un sugo di seppia. Sugo di seppia viene da sé, l'abbiamo abbinato ai piselli perché è un gusto veramente arcaico. A differenza della tradizione, abbiamo eliminato il pomodoro proprio per mantenere il gusto più neutro possibile. E abbiamo messo qualche piccolo tocco, siamo nel 2015. Infatti in tanti quando mi chiedono, ma chef come definisce la sua cucina? Ci ho pensato diverse volte, la cosa più semplice mi è venuta da dire è consapevole. Cioè è inutile che faccio piselli a dicembre, ma piselli facciamo adesso. Quindi senza ripetere stagionalità, territorio, moda, quello che vogliamo, cioè secondo me quando le cose sono fatte con coerenza hanno sempre un loro equilibrio, così spero. Ok, questo passatello come procediamo? Andiamo direttamente in padella, questo è del brodo vegetale, questi sono i nostri passatelli che saranno stati cotti in acqua. Il sugo di seppia è un sugo tradizionale, partendo veramente da un fondo di aglio, cipolla e alloro rosolati in olio. Poi vengono aggiunte le seppie fresche, fatte cucinare per circa 40 minuti e l'ultima mezz'ora aggiunte anche i piselli. Nel frattempo che finisce di diciamo amalgamarsi il piatto, cosa abbiamo utilizzato? Abbiamo utilizzato il nero della seppia per dare questo effetto decorativo, prima diceva artistico, a me piace più definire artigianale perché d'altronde sono le nostre mani, no? Che poi vi fanno portare in tavola tutti questi piatti, quindi questo tocco. Poi abbiamo, se vedete, a chi sta già arrivando, una salsina verde, molto verde. Sono dei piselli a crudo che mantengono tutto il loro sapore vegetale. Al di là dell'effetto cromatico, che sia una parte molto importante dei piatti, però anche questo ha una sua importanza a livello di gusto. Un'altra cosa che si sentirà abbastanza sarà la parte del pepe, perché nella cucina di casa quando si faceva il pesce
non c'era peperoncino, non c'era pepe bianco, ma c'era pepe nero.